sono delle persone che destano meraviglia per la loro straordinarietà. Ma qual è la forma mentis che si cela dietro a un fenomeno? Oggi ne parliamo con Fabio Barone, detentore di 3 record mondiali di velocità. Ciao Fabio, sono contentissima di stare qui con te. Allora, come stai intanto, anzitutto? Bene, dai. Io mi sto preparando e insomma, oggi è stata una giornata intensa di test. Abbiamo provato delle cose particolari da utilizzare per il record in macchina e è stata una giornata, diciamo, proficua. Per quello che appunto accadrà sì. Tra diverse settimane. Tu sei sicuramente un fenomeno, sei un fenomeno su pista, ma che cos'è per te un fenomeno? Io non faccio parte della categoria dei fenomeni, assolutamente. Io faccio parte della categoria delle persone che ha sempre creduto in un sogno e che lo ha realizzato con tanta fatica. Quindi qual è il segreto per raggiungere i propri sogni? Cioè, per prefiggersi un obiettivo e poi raggiungerlo? Ma se io te lo dico, tu lo sai mantenere il segreto? Ci provo. E allora non te lo dico. Rimane un segreto. No, scherzi a parte, lavorare, credere in quello che si fa e avere la fortuna come me di avere un team unico al mondo. Quindi motivazione, determinazione, tanto duro lavoro. Non sì. Si può improvvisare, Fabio, giustamente, come magari non credo ci puoi insegnare che tu. Non credo che si possa improvvisare, cioè non mi sento al di sopra di tutti per poter dire che si possa improvvisare. Io, forse il mio metodo di lavoro è quello di dedicare tanto tempo all'attività e curarla nei minimi dettagli. Fabio, svegliamo qualche dettaglio sulla tua prossima avventura. Allora, il record consiste nel partire da Roma e arrivare a Capo Nord cercando di battere Google Map, quindi effettuare la traversata in meno di 49 ore. Google Map racconta che dal punto A al punto B lui impiega 49 ore andando alla massima velocità possibile su quel tratto di strada senza mai fermarsi. Noi effettueremo il tentativo di record cercando di essere sotto le 49 ore, senza mai oltrepassare i limiti di velocità. Certo. L'unica finestra temporale che abbiamo è la Germania, dove non ci sono limiti di velocità. Fabio, ma tu hai mai pensato non posso farcela? No, sai perché? Perché adesso non si vede, ma dietro le telecamere ci sono due personaggi che vedi con la maglietta bianca che ogni volta che faccio qualcosa loro mi dice mi raccomando, ti danno quella carica giusta per cui sei sicuro che ce la fai. Giusto, questa è la forza del team, d'altra parte. Ah, è fondamentale. Il consiglio che sentiresti di dare a chi come te si prefigge degli obiettivi e poi intende raggiungerli? Guarda, io volevo essere Fabio Barone fin da piccolo, quindi... E sei nato Fabio Barone? Sì, nel senso che avevo la passione per le macchine da piccolino, la ho adesso che sono decisamente grande, l'avrò quando finirò e appenderò il casco, come si dice, al chiodo o le chiavi, le riponi in cassaforte e continuerò ad averle. Che emozione c'è tra te e la Ferrari? Però queste sono domande intime. Allora andiamo, ci isoliamo. Secondo me, guarda, facciamo una cosa. Tu fai un giro con me e poi quando scendi la domanda te la faccio io. Dai, volentieri. Okay.